e ricominciamo a commentare il video di Paradosso. Cominciamo subito con dire due cose. Prima cosa, io posso capire che gli altri youtuber diano consigli su come migliorare il video, l'audio, eccetera. Quello che non tollero sono le teste di cazzo e nella precisione. Le due teste di cazzo che hanno detto e scritto cose poco gradevoli sulla mia voce. Non voglio fare nome perché non è il caso di fare pubblicità a questi coglioni, ma se vedranno questo video capiranno al volo a che cosa mi riferisco. E a queste due teste di cazzo, una che si chiama Antonio e l'altra che si chiama Stronzo, auguro gentilmente di andare a fare in culo a loro e alle loro rispettive mamme. Chiudo questa piccola parentesi, oggi mi trovo di nuovo qui a commentare il video del mio caro fratello. E da quello che riesco a vedere, come al solito, si è cacciato in un casino di proporzioni apocalittiche. Dobbiamo solamente ringraziare il suo enorme conto se va avanti senza troppi problemi. Questo gioco bisogna dire che ha delle caratteristiche interessanti, a parte il fatto che è molto minimale e ricorda sotto molti aspetti Minecraft, però sotto altri aspetti assomiglia molto a... come cazzo si chiama quello là che fa cagare anche i cadaveri, DayZ, una cosa del genere. Naturalmente DayZ, se si chiama così sia chiaro, paragonato a questo è come paragonare un gelato di merda a una cassata siciliana, e visto che la cassata siciliana l'ho assaggiata, il paragone è molto lontano. Come possiamo verificare da questo video, mio caro fratellino ha intenzione di utilizzare il fucile più potente presente in questo gioco e anche pesante da portare per cecchinare queste teste di cazzo verdi. Se si decide. Beh, fammi vedere come gli sfondi il cranio a questi coglioni. Sto parlando degli zombie, non di quello che ho detto prima. Devo fare, quindi apro la finestra. Chissà perché la maggior parte delle persone che pensano di essere dei grandi solamente perché hanno 100 iscritti, poi si arrancano il dovere di offendere e di fare del bullismo telematico su un ragazzino di 12 anni. Perché non andate a farvi sodomizzare insieme alle vostre mamme? Un po' visto che hanno scritto dei commenti molto lusinghieri verso di voi, specialmente uno mi ha divertito molto, perché vi hanno, a una persona hanno detto elegantemente di essere frutta. Salutami quella signorina di qua. Deve essere un pochettino almeno 40 anni per scrivere, perché questo tipo di pulizia vocale
pero se sostuvo que se iba a grandiosa. Ma la pianti di raccogliere tutta sta merda e poi alla fine non utilizzi. Hai collezionato fucili da cecchino, mitragliatore automatico, beretta, c'hai tante di quelle armi, che cacchio le raccogli a fare? Già, c'è il disco che ti ammazza da quelli multiplicati. Ti vorrei far notare che la tua barra della sete è leggermente a metà. Voglio proprio vedere come fai a uscire nel caso che esci a trovare una tanga di benzina per usare quella macchina nell'hangar. Che coglioni, questa è la macchina della polizia con il pieno, no? Me ne ero proprio scordato. Tengo che qua sotto, come sottofondo musicale, c'è un po' di Minecraft. Non so che ti piace la musica, la musica che utilizza due sul server, tipo Sinergo che utilizza le belle canzoncine nel con i viaggiatori. Usava in Minecraft Bot, ma ritengo che le due usare più senza troppi problemi. In fondo mi sembra che hai collaborato alla realizzazione. Ritengo che questo giro in questa base militare sta incominciando a sembrare, anzi non sembrare, è palloso. Primo, perché ce ne stanno pochi. Secondo, perché sta girando da tutte le parti solamente per poter sperare nel respawn di qualche oggetto utile. Secondo me il fatto che ha messo il tuo amico in sovraimpressione non va bene. Quando sarà il momento di renderizzare un punto pienamente voglia? Sì, lo so che ci stanno dei figli di puttana che si sono presi il tuo video, l'hanno modificato con l'editor Google e se lo sono messo sull'organo. Sì ragazzi, c'è sta gente che fa anche di queste merdate. Quindi non meravigliate se un vostro video viene pubblicato sul canale di un'altra persona. Google lo permette, quindi se l'avete messo libero, chiunque lo può prendere e metterselo sul suo canale. Che quando giochi tu questo turno è molto più bello di quando ci gioca quel, come si chiama, quel razzista, come si chiama, mi ricordo come si chiama, Zepp. Lui è molto molto stronzo, devo dirlo chiaramente. Stronzo. E da quello che ho visto in giro non sono il solo che la pensa così.
c'è molta gente che pensa che sia una grandissima testa di cazzo. Adesso vediamo un pochettino come procede. Sai che penso? Che sto video è durato qua già abbastanza, sono quasi 11-12 minuti. Visto che... io mi sono fatto già le palle. Che ne dici? Ti riempa qui?